La chiesa siro-cattolica di Antiochia fa parte delle chiese orientali cattoliche, cioè di quelle chiese che sono espressione dell'Oriente cristiano e che condividono i loro tesori spirituali con i fratelli delle chiese ortodosse, pur vivendo in piena comunione con il Papa. Le sue lingue liturgiche ufficiali sono il siriaco e l'arabo e prende il nome da Antiochia, la città dove per la prima volta i discepoli di Gesù ricevettero il nome di cristiani e a cui furono intimamente legati gli apostoli Pietro e Paolo. I padri nella fede della Chiesa siro-cattolica di Antiochia sono Sant'Ignazio, vescovo di Antiochia, del quale per tradizione i patriarchi siro-cattolici prendono il nome nel momento in cui accettano l'ufficio patriarcale, e Sant'Efrem, comunemente chiamato il Siro. L'origine di questa chiesa risale al Concilio di Calcedonia del 451, il quarto concilio ecumenico della Chiesa cristiana, che affermò l'unità in Gesù della natura umana e di quella divina. Come altre comunità orientali, rifiutò questa distinzione, affermando in Cristo un'unica natura, quella divina. Da qui l'origine dell'eresia monofisita. La chiesa siriana di Antiochia si separò quindi da Roma, conservando la propria liturgia in lingua siriaca e le proprie antiche tradizioni, mentre la parallela chiesa di espressione greca gradualmente accolse il rito bizantino. Nacque quindi la chiesa siro-ortodossa di tradizione antiochena che con la consacrazione a vescovo di Edessa di Giacomo Baradeo nel 543 cominciò ad assumere un ruolo pubblico e a dar vita a una struttura ecclesiastica più articolata. Furono poi i contatti avuti con i missionari gesuiti e cappuccini nel XVII secolo a creare una scissione all'interno della chiesa siro-ortodossa, da cui avrà origine in seguito la chiesa siro-cattolica. Nel 1662, infatti, l'influenza dei missionari cattolici riuscì addirittura a fare eleggere alla sede patriarcale un vescovo favorevole all'unione con Roma. Alla sua morte, tuttavia, si scatenarono violente polemiche che portarono alla scissione della Chiesa Sira in due comunità, una delle quali conservò la propria comunione con Roma ed ebbe, nel 1782, un proprio patriarca nella persona del metropolita di Aleppo, Michele Jarvè, che riuscì in questo modo a dare vita alla creazione di una gerarchia parallela. Fino al 1829 la sede patriarcale dei Siri cattolici si trovò presso la città di Aleppo, nella Siria settentrionale. Tuttavia, la grave restrizione delle libertà del governo ottomano costrinse il patriarca siro-cattolico a trasferirsi a Mardin, nella Turchia meridionale. In seguito, dopo i massacri ad opera ottomana durante la Prima Guerra Mondiale, la Chiesa Cattolica Siriaca trovò rifugio in Libano. Nel 1920, quindi, il capo e patriarca siro-cattolico di Antiochia, che attualmente è Sua Beatitudine Monsignor Ignaz Josef III Yunan, risiede a Beirut. Sotto la sua immediata giurisdizione ricadono i vicariati del Libano, della Turchia e di Gerusalemme. Altri vicariati si trovano sparsi in vari paesi del mondo, a servizio dei numerosi fedeli della diaspora, soprattutto negli Stati Uniti. I fedeli in tutto sono circa 200.000. La presenza di questa chiesa in Terra Santa è rappresentata dall'esarcato patriarcale di Gerusalemme, costituito nel 1890, e che comprende due parrocchie a Gerusalemme e a Betlemme e una parrocchia ad Amman. L'esarca patriarcale risiede a nord della porta di Damaso e assiste una comunità di appena un centinaio di famiglie sparse tra Gerusalemme, Yaf, Lod, Haifa e Betlemme. Nel luglio del 1985 la comunità ha consacrato la nuova chiesa patriarcale a Gerusalemme, dedicata a San Tommaso, apostolo dei popoli della Siria e dell'India. Per ragioni storiche che risalgono ai tempi degli ottomani, la Chiesa siro-cattolica in Israele è una delle comunità cristiane che godono dello status di comunità religiosa riconosciuta. Ciò comporta che ai tribunali ecclesiastici di queste comunità viene assicurata una giurisdizione in questioni di stato civile, come il matrimonio e il divorzio. Negli ultimi decenni si sono sviluppati rapporti ecumenici sempre più stretti tra le due chiese sire, quella ortodossa e quella cattolica, che condividono la medesima appartenenza alla tradizione rituale antiochena, fino alla cooperazione pastorale e alla possibilità, in casi di necessità, di amministrazione reciproca di tre sacramenti: battesimo, eucaristia e unzione degli infermi.
Nell'accogliere in udienza, il 23 gennaio 2009, il neoeletto patriarca siro-cattolico di Antiochia, Benedetto XVI ha incoraggiato i fedeli di questa chiesa ad essere seminatori di pace, prima di tutto in Terra Santa, in Iraq e in Libano. È mio desiderio che in Oriente, da dove è venuto l'annuncio del Vangelo, le comunità cristiane continuino a vivere e a testimoniare la loro fede, come hanno fatto nel corso dei secoli, auspicando allo stesso tempo che siano offerte adeguate cure pastorali a tutti coloro che si sono stabiliti altrove, affinché possano restare legati in modo fecondo alle loro radici religiose.